Scatman's World. Ciao a tutti del Comendone Veneziano, Budapest, Gran Premio di Ungheria, 18 giri di passione, 4% di possibilità di pioggia. Allora, pole position per Michael Schumacher, secondo Luigino Hamilton, terzo Sebastiano Vettel. Noi siamo quinti ragazzi, speriamo bene ragazzi, abbiamo Gigione e Vettel davanti, ma sulla carta Budapest è una gara favorevole al Comenda. Speriamo bene ragazzi, l'importante è stare davanti a Gigione e a Sebastiano. Vai raga, vai ragazzi, Gran Premio di Budapest, 11ª tappa del mondiale, Budapest, la patria della gnocca. Vai raga, vai di Kers, dobbiamo portare a casa la vittoria, voglio la vittoria in Ungheria. Dai ragazzi, su. Dai, proviamo il sorpasso mega all'interno e vai. Il Comenda pittura, vai ragazzi, vai. Al 4% prevista pioggia, vediamo se Giuliacci ha azzeccato le previsioni. Vai Fernando, ce ne dobbiamo andare adesso. Vai. Rischio cumendiano. Vai Alo. Bravo Alo. E la tensione è altissima. Voglio la terza vittoria stagionale, ragazzi. Però mancano solo 18 giri. Intanto nessun ritiro in questo inizio di gara. Hamilton e Schumi. Gigione secondo. Vettel non si sa. Gigione, mamma mia che duello ragazzi per questo mondiale. Madonna, perché sti errori? Perché? Madonna del signor. Nel primo giro ormai è completato, dai. Ma perché non siamo all'ultimo giro, porca trota? Ok. Grosjean quarto, quindi Sebastiano è fuori anche dei primi quattro, bene. Ma di Sebastiano ha fatto un incidentone, speriamo, ha rotto l'alettone. Massa dov'è? Massa è sempre in culo da sua madre, poveretto. Proprio Massa per la classifica costruttori veramente utilissimo ragazzi, cioè adotta un Massa a distanza, ma va a cagare. Dai. Dopo le vittorie di Melbourne e Montreal, Alonso vuole impreziosire la sua carriera con la vittoria di Budapest. Però manca ancora un secolo ragazzi, non gufiamo. Vai Ferna, vola con tanto fiato in gola, la Ferna vola, oh sono fermo cappè, ok, raga sono abbastanza concentrato, quindi se sparo cagate un po' di comprensione, a parte che siete abituati ormai, la lista delle cagate del Comenda è infinita. Terzo giro completato, DRS abilitato. Che bello. Giro record per Maldonado. Giro record per Pastore Maldonado. L'uomo che sussurrava alle pecore. Guida pulita del Comendon Venetien. Comunque ragazzi, problemini con The Sims, che così con The Sims, ciao Fiori, con Sim City, che anche ho parlato anche con Edward prima, che ogni tanto non salva la campagna, quindi spero in nessun bug, perché ho fatto una così bella città, però insomma, non pensiamoci adesso, pensiamo a Budapest, alle gnocche ungheresi e a vincere questa cacchius di gara. Vai Ferna. Poi sempre là Gigi,
Teno che se verso Gigione è sempre là. Ce la giochiamo sui pit stop al 95%, eh. Qua non sono andato benissimo, giro un po' lento. Adesso vedi, giro record personale. Infatti forse, eccolo là. Che Hamilton. Come dice il mio ingegnere, Hamilton. Ancora giro record per il pastore ungherese, colombiano, Pastor Maldonado. L'uomo che sussurrava a mille pecore. Ma no, veramente ragazzi, Gigione è proprio là, eh. Bravo Fernando, il talento di Oviedo. Che ha subito veramente una punizione incredibile dalla piccola Tori. Dalla dolce e meravigliosa Tori. Comunque ragazzi, ho sentito che deve uscire Amnesia 2 La Vendetta. Come sapete ho fatto dei parecchi video su delle mod di Amnesia, che è un gioco che mi sta sui coglioni, perché cioè io non ho mai capito perché giocare a un gioco che fa paura. Però ho detto, io da buon cumendone ho detto che sfocio. Io sono il cumenda non ha paura di nulla. Ho fatto anche la parodia, il vlog parodia. E qui, ecco, quindi se esce Amnesia 2 faccio qualche video. E volevo anche chiedervi se volevate, visto che io la campagna, quella in single, sì dai, cioè in single player, quella, la campagna base, non l'ho mai fatta. Sono arrivato tipo alle prime mezz'ora di gioco. Se volete posso fare qualche video, visto che ho un po' di voglia di giocare ai giochi horror. Se volete qualche video lo posso fare. Felipe ha fatto segnare il giro più veloce. Grande Pippo Massa, grande. Ecco, quindi se volete commentino sotto, però chiaramente della storia originale, no mod, che le mod le ho già fatte, non dico tutte, però dietro di te all'alettone anteriore danneggiato. Ok. Sembra niente di serio. Però le più belle sicuramente. Quindi se volete qualche video di Amnesia, storia principale, io posso anche fare qualcosa, ragazzi. Ma poi altra cosa che volevo dire è che voglio prendere una videocamera decente per fare qualche vlog in più, visto che ne ho fatti 3-4. In realtà io non sono un amante dei vlog, perché, boh, non lo so. Il discorso che sai, le idee ci sono anche, però... Ah, Dio mio! Cazzo, spero di non aver fatto combinato cagai riparlando. Vabbè, insomma. Safety car, no! Cosa è successo? No, Gigione fuori! Gigione fuori, non me ne sono neanche accorto. Non è colpa del Kumenda. E godo con tanto fiato in gola. Mangiami il pacotto, il Kumendone gode. Vabbè, safety car, mi dispiace. Vedi, nella ciaccolata ho fatto una cosa bella. Ho buttato fuori Gigi. Perché non capisci, vabbè. Neanche la penalità, che culo ragazzi. Vabbè, dai. Comunque adesso torniamo a ciaccolare. Insomma, praticamente sì, se volete qualche video di Amnesia, campagna normale, io ci sono. Questo l'ho già detto, però il Kumenda sta prendendo colpi. Ah sì, vlog. Che volevo prendere la videocamera per fare dei vlog un po' originali, come ho fatto il mio primo vlog storico. Quanto mi sono vergognato, ragazzi, mamma mia. Sul tipo il Kumendone su Shogun, il Kumendone su FIFA, il Kumendone su su Fly Simulator. Io volevo fare qualche altra parodia, cose così. Quindi vediamo se Mario vuole di spendere un po' di soldini, di investire un po' di soldi per il canale. Una bella videocamera e proviamo a fare qualcosa, magari anche col Bode. Di fare qualcosa, ho in mente qualche idea, però vediamo, insomma, non prometto nulla al 100%. E poi, vabbè, questa è la safety car. Non so perché qualcuno mi ha chiesto, anche maschio, di fare un vlog porno. Ragazzi... Ci posso anche pensare, però dopo secondo me YouTube mi banna da tutto. Dopo sai, trovare un ragazzo disponibile a una cosa del genere non è semplice, però vediamo dai. Anche qua non prometto niente, però stiamo lavorando per voi. Qua intanto vari safety car. Pazzesco, solo per sta roba di Hamilton, che probabilmente
Si è ritirato, a me dispiace, sinceramente ragazzi, non ho fatto apposta, nella cioccolata ci siamo urtati, però anche lui cazzo mi viene in bocca così, io ho frenato. E ciao, mi dispiace sinceramente, però cazzi suoi, cioè, nel senso, poteva stare più calmo, si sa, Gigione è un pazzo, problemi suoi, comunque c'è Sebastiano che è terzo, quindi, certo però Hamilton qua perde tanti punti, se vinciamo sta gara ragazzi è un godimento lento, Godimento lento, fammi godere. Guarda che bella che la safety car, che bella, che bella. Adesso ragazzi, i progetti per il canale, ci accogliamo un po' sui progetti per il canale. Allora, qua chiaramente la fine del mondiale di Formula 1, Sim City, che quello sarà un progetto bello lungo. Con le previsioni adesso, come avete visto, è un po' finito, nel senso, sinceramente non ho tanta voglia. Ho in mente qualcosa di positivo per la prossima generazione di videogiochi, nel senso... ormai penso che sì, sicuramente magari faccio le previsioni della Confederation Cup, delle finali di Champions, però non ho in mente cose incredibili per il momento su giochi di calcio. E poi che altro? Sì, Eco Metro, quello è un gioco che aspetto. Sì, poi volevo fare sto GP4, che è un simulatore per eccellenza di Formula 1, ho scaricato le mod dal 2004 al 2013, più le mod 90-93. Con una roba un po' spettacolare. Però il problema qual è? Che la risoluzione massima di quel gioco arriva a 1600x1200. E come sapete il comendone è maniaco di queste cose. Quindi dopo i video vengono fuori con le bande nere ai lati. Allora ragazzi, altro piccolo cosetta da scrivere oltre ad Amnesia. Ok, come si fa a togliere da VS Video Editor le bande nere da un video non in Full HD? Ecco, se mi scrivete un commentino, guarda, veramente vi regalo una gnocca ungherese per Natale. No, più veloce, non serve, normale. No, comendone sveglia. Quindi ecco, se questi due commentini per Amnesia e per le bande nere con AVS Video Editor Video non di 1920. Vai ragazzi che si parte! I meccanici sono pronti, rientra alla fine. Aspettiamo un po', aspettiamo un po'. Ci stichiamo tanto sui box, Adesso la tensione è veramente alta. Vai raga. Speriamo i meccanici svegli, cazzo. Vai Ferna. Abbiamo Rosbif dietro. Tanto 21 macchine, 3 ritiri. Vettel e Grosjean sono già nati ai box. Adesso tutto nelle mani dei meccanici Ferrari. Ok ragazzi, adesso preghiamo in aramaico antico. Dai. Veloci. Dai, cambio come. Dai. Bravi. Siamo terzi. No, secondi. Ricciardo primo, non importa stare davanti a Vettel e a Grosji. Ragazzi, mancano 2 giri e c'è il beffone ungherese. Perez è andato ai box con la safety car, dopo è ritornato in linea e con già la sosta ci ha beffato tutti. Amaro in bocca ragazzi, toglie qualcos'altro in bocca, io invece ho l'amaro, vabbè, è così. Massa ritirato, nel momento veramente qualcosa di indescrivibile, foratura della gomma, io non lo so, quello là veramente, non so, un pippone di sfigato di categoria obese. E niente ragazzi, secondo posto qua. Comunque la classifica è un po' rimescolata dai ritiri, 16 macchine, ma soprattutto da... No, l'errore. Dalla safety car, qualcuno è andato ai box nel momento della safety e ne ha approfittato. Siamo stati dei polli, ragazzi. È andata, volevo la seconda terza vittoria stagionale, invece secondo posto. Per carità, per la classifica sono 18 punti pesanti, come il culo di Logi Bindi, però è chiaro che volevo la vittoria sinceramente nella patria della gnocca. Vabbè, pazienza, ultimo giro per il comendone, un comendone triste, affranto.
Final lap per il comendone veneziano. Comunque Webber è quarto, quindi anche Vettel almeno fuori dai primi quattro sicuro, bene. È un po' fortunato però il Kumenda, questo dobbiamo dire sinceramente. Anche perché partivano secondi e quarti, no, secondi e terzi, se non mi ricordo, ma... Cioè Hamilton comunque ha fatto una cagata, io non avrei mai rischiato un sorpasso in quel punto. Vabbè. Brutto tempo comunque, veramente nuvole minacciose, ma ormai il Gran Premio l'è finitus. Ok, 25 punti pesantissimi per Perez. Hülkenberg terzo. Dai ragazzi, che è finita. Dai, che l'è finita. Tanto Perez va a vincere. Maledetto. Sergio Perez va a vincere il Gran Premio di Ungheria. Peralo, secondo posto pesante, ma amaro in bocca. Amaro in bocca. Buon secondo posto, però 18 punti pesanti su Gigione e Sebastiano. Vai ragazzi, vai ragazzi.